Perché ci chiediamo tutti, e la cosa ci sembra inspiegabile, incomprensibile, perché ci chiediamo tutti l'Europa ha concesso ai rumeni, alla Romania dunque, di far parte della comunità europea. Ha concesso ai rumeni di circolare liberamente in tutto il territorio europeo, senza bisogno di visti, di permessi di soggiorno o altro. Ora, la questione è quanto mai, diciamo così, aspra, quanto mai scabrosa, già che nell'immaginario collettivo di tutti noi europei, i rumeni, a torto o a ragione, vengono considerati come le pecore nere d'Europa, loro stessi quasi si vantano di essere le pecore nere d'Europa. Negli ultimi avvenimenti di incidenti stradali, dove ci sono stati parecchi morti, gli stessi rumeni erano alla guida di auto che hanno provocato quegli incidenti ed erano chiaramente, ovviamente, ubriachi. Non solo, molti rumeni sono, chiamiamoli così, annoverati tra le file delle organizzazioni criminali, loro stessi sono a volte attori principali in alcune rapine di piccolo, medio, grande calibro, e le donne rumene, non tutte per fortuna, ma una buona parte, in Italia vengono a fare le prostitute. Ci sarebbero dunque tutti gli elementi affinché i rumeni non vengano lasciati circolare liberamente in Italia e in tutta l'Europa. Io non sono razzista, sono stato emigrante io stesso negli anni 70, 76, 77, sono stato emigrante in Australia, quindi se c'è una persona al mondo che non può essere razzista verso gli emigranti, è il sottoscritto. Mi sto limitando ad esprimere dei concetti ovvi, dei fatti sotto gli occhi di tutti. Che i rumeni siano tra tutti gli europei un popolo di, diciamo così, persone che non è ancora a livello di convivenza civile, al punto in cui siamo noi europei dell'Ovest, bene, questo è un fatto. Che consentirgli di circolare liberamente in tutta l'Europa significa dire consentirgli di esportare il crimine nell'Europa occidentale, anche questo mi sembra un fatto, esattamente come era un fatto consentire agli italiani all'inizio del secolo scorso di andare negli Stati Uniti e lì fare organizzazione mafiosa. Quindi, voglio dire, ci sono dei fatti innegabili, questo è uno di quelli. E d'altronde, il voler tenere certe popolazioni fuori dall'Europa ha come scopo, spesso non l'unico, ma uno degli scopi principali, quello di impedire che persone con caratteristiche, con culture, con abitudini diverse dalle nostre vengono a mettere in crisi il nostro modello di vita. E anche questo mi sembra un fatto. Ora, la domanda d'origine era perché, se tutti questi fatti sono noti, è stato concesso alla Romania di entrare nell'Unione Europea e quindi ai rumeni di circolare liberamente nei territori dell'Europa. Bene, fatemi fare un esempio molto breve, molto sintetico. Supponiamo che ci siano due paesi al mondo, due grandi nazioni, una l'Europa, l'altra la Cina, per esempio. Varrebbe lo stesso concetto se ragionassimo di, ad esempio, Stati Uniti e India, oppure, che ne so, di Giappone e Corea del Nord. Non ha importanza i due paesi che scegliamo. Ha importanza che due paesi abbiano delle caratteristiche ben precise che adesso andrò a dirvi. Quindi nel caso dell'Europa e della Cina supponiamo che abbiano l'Europa come valuta l'euro e la Cina come valuta il cino. Ho inventato questo nome per rendere più facile l'associazione col paese Cina.
Bene, supponiamo che il rapporto tra le monete sia 1-1, un euro uguale un cino. Ora, supponiamo, ma è un fatto reale, che un operaio, un dipendente, un lavoratore in generale, in Europa costi ad esempio 1000 euro, laddove in Cina costi 100 euro. E supponiamo che i due paesi producano la stessa cosa, lo stesso prodotto, supponiamo che producano TV. Ora, è evidente che la Cina, avvantaggiandosi del fatto che la manodopera costa molto meno nel rapporto 1 a 10, può consentirsi dei prezzi notevolmente più bassi rispetto al produttore europeo. Per semplificare, supponiamo che il produttore europeo debba vendere il suo televisore a 1000 euro per guadagnare dei soldi e il produttore cinese possa vendere il suo televisore a 100 euro, che, come detto all'inizio, equivalgono a 100 cino, cioè la moneta cinese. È evidente che il produttore europeo in questo caso non avrebbe speranze, sarebbe votato al sicuro fallimento. Che possibilità ha di rimediare l'Europa? Ha due sostanziali possibilità. La prima possibilità è quella di ridurre lo stipendio ai lavoratori europei da 1000 a 100 euro. Capite bene che nella situazione in cui siamo noi oggi in Europa, questa strada è impraticabile. L'altra possibilità sarebbe quella di ridurre il rapporto di cambio tra l'euro e il cino da 1 a 1, come è adesso, a 10 a 1 in futuro. In tale maniera, di fatto, un euro non equivale più a un cino, ma equivarrebbe alla decima parte di un cino. Per cui, quando il produttore europeo vende il suo prodotto, le sue televisioni sul mercato internazionale a 1000 euro ciascuno, di fatto quei 1000 euro corrispondono a 100 cino, nel rapporto quindi 1 a 10, e i due produttori sono nella stessa condizione di competere sui mercati internazionali. Il miracolo quindi, se così vogliamo chiamarlo, si è avverato attraverso una svalutazione dell'euro rispetto al cino, che tenga conto della differenza tra il costo del lavoro in Cina e il costo del lavoro in Europa. Mi direte, tutto bene, tutto regolare. E mi direte anche, questo è esattamente ciò che ha fatto l'Italia per 50 anni circa, prima dell'arrivo dell'euro. Verissimo. C'è un piccolo problema. E il piccolo problema è che coloro che hanno soldi, quindi i ricchi capitalisti, attraverso quella svalutazione di 10 a 1, se hanno i loro soldi messi e investiti in euro, ci rimettono 10 volte i loro soldi. Cioè, tutto ciò che è euro sul mercato internazionale, sul mercato della ricchezza internazionale, perde 10 volte valore. E non è esattamente una grande notizia per coloro che hanno ricchezze investite in euro. Quindi, questo tipo di approccio può andar bene laddove esiste una valuta debole, era il caso dell'Italia pre-euro, e i produttori approfittano di quel paese e approfittano delle svalutazioni che quel paese può fare per produrre in quel paese, ma traducono immediatamente i loro profitti in valute forti. Sostanzialmente era quello che capitava in Italia prima dell'euro, laddove si produceva in Italia a prezzi competitivi grazie alla svalutazione della lira, ma i profitti subito dopo venivano trasformati in marchi tedeschi o in dollari americani, se non addirittura in yen giapponesi. Oggi questo non è più possibile, quindi bisogna trovare una strategia alternativa. E la strategia alternativa la vedremo alla prossima puntata.